profumo di Patrick Süskind. Parte prima. Capitolo 1. Nel XVIII secolo visse in Francia un uomo tra le figure più geniali e scellerate di quell'epoca, non povera di geniali e scellerate figure. Qui sarà raccontata la sua storia. Si chiamava Jean-Baptiste Grenouille. E se il suo nome, contrariamente al nome di altri mostri geniali quali De Sade, Saint-Just, Fouquet, Bonaparte, eccetera, oggi è caduto nell'oblio, non è certo perché Grenouille stesse indietro a questi più noti figli delle tenebre per spavalderia, disprezzo degli altri, immoralità, impietà, insomma. Bensì perché il suo genio e unica ambizione rimase in un territorio che nella storia non lascia traccia, nel fugace regno degli odori. Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo a stento immaginabile per noi moderni. Le strade puzzavano di letame, i cortili interni di orina, le trombe delle scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e di grasso di montone, le stanze non areate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto di lenzuola bisunte, dell'umido dei piumini e dell'odore pungente e dolciastro di vasi da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie veniva il puzzo di solventi, dai macelli puzzo di sangue rappreso. La gente puzzava di sudore e di vestiti non lavati, dalle bocche veniva un puzzo di denti guasti, dagli stomaci un puzzo di cipolla e dai corpi, quando non erano più tanto giovani, veniva un puzzo di formaggio vecchio e latte acido e malattie tumorali. Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese. C'era puzzo sotto i ponti e nei palazzi. Il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la moglie del maestro. Puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava, puzzava come un animale feroce. E la regina come una vecchia capra, sia d'estate che d'inverno. Infatti, nel XVIII secolo non era stato ancora posto alcun limite all'azione disgregante dei batteri, e così non v'era attività umana, sia costruttiva sia distruttiva, o manifestazione di vita in ascesa o in declino, che non fosse accompagnata dal puzzo. E naturalmente il puzzo più grande era a Parigi, perché Parigi era la più grande città della Francia. E all'interno di Parigi c'era poi un luogo dove il puzzo regnava più che mai, infernale. Tra Rue aux Fers e Rue des Ferronnières, e cioè il cimitero des Innocents. Per 800 anni si erano portati qui i morti dell'ospedale Hôtel Dieu e delle parrocchie circostanti. Per 800 anni, giorno dopo giorno, dozzine di cadaveri erano stati portati qui coi carri e rovesciati in lunghe fosse.
Per 800 anni in cripte e ossari si erano accumulati strato su strato ossa e ossicini. E solo più tardi, alla vigilia della Rivoluzione francese, quando alcune fosse di cadaveri smottarono pericolosamente e il puzzo del cimitero straripante indusse i vicini non più a semplici proteste, bensì a vere e proprie insurrezioni, il cimitero fu definitivamente chiuso e abbandonato. E milioni di ossa e di teschi furono gettati a palate nelle catacombe di Montmartre. E al suo posto sorse una piazza con un mercato alimentare. Qui dunque, nel luogo più puzzolente di tutto il regno, il 17 luglio 1738, nacque Jean-Baptiste Grenouille. Era uno dei giorni più caldi dell'anno. La calura pesava come piombo sul cimitero e spingeva i miasmi della putrefazione, un misto di meloni marci e di corno bruciato, nei vicoli circostanti. La madre di Grenouille, quando le presero le doglie, si trovava all'esterno di un bugigattolo di pescivendolo, il Rue aux Fers, e stava squamando dei pesci bianchi che aveva appena sventrato. I pesci, pescati presumibilmente nella Senna la mattina stessa, puzzavano già tanto che il loro odore copriva l'odore dei cadaveri. Ma la madre di Grenouille non percepiva né l'odore dei pesci né quello dei cadaveri, perché il suo naso era in larghissima misura insensibile agli odori, e a parte questo il suo corpo era dolorante. E il dolore soffocava ogni capacità di ricevere impressioni dall'esterno. Voleva una cosa sola, che il dolore finisse. Voleva liquidare il più presto possibile quel parto disgustoso. Era il suo quinto. I quattro precedenti li aveva sbrigati fuori dal bugigattolo di pescivendolo e tutti e quattro i bambini erano nati morti o mezzo morti. Perché la carne sanguinolenta che usciva da lei non era molto diversa dall'interiore del pesce là sul banco. E la sera, tutto insieme, veniva spalato via e trascinato col carro al cimitero o giù al fiume. Così sarebbe andata anche oggi. E la madre di Grenouille, che era ancora una giovane donna, giusto sui 25, che era ancora molto carina e aveva ancora quasi tutti i denti in bocca e un po' di capelli in testa. E tranne la gotta e la sifilide e una leggera tisi, non aveva nessuna malattia grave, che sperava ancora di vivere a lungo, forse 5 o 10 anni, e forse persino di arrivare a sposarsi e avere figli veri come moglie rispettabile di un artigiano vedovo o qualcosa di simile. La madre di Grenouille avrebbe voluto che tutto fosse già passato, e quando cominciarono le doglie si accucciò sotto il banco da macello e partorì là come le quattro volte precedenti, e con il coltello da pescivendolo troncò il cordone ombelicale alla cosa appena nata. Ma subito dopo, a causa della calura e del puzzo, che lei non percepiva in quanto tali, bensì soltanto come qualcosa di insopportabile che la stordiva, come un campo di gigli o una camera angusta in cui ci siano troppi narcisi. Perse i sensi, si rovesciò su un fianco, scivolò da sotto il banco in mezzo alla strada e là giacque con il coltello in mano. Grida, un gran correre di gente, la folla in cerchio con tanto d'occhi. Si chiamava la polizia. La donna col coltello in mano è ancora là sulla strada. A poco ritorna in sé.
Cosa le è successo? Niente. Che cosa fa con il coltello? Niente. Da dove viene il sangue che ha sulle gonne? Dai pesci. La donna si alza, getta via il coltello e va a lavarsi. In quel momento, inaspettatamente, là sotto il banco, la cosa appena nata comincia a urlare. Vanno a vedere. Sotto uno sciame di mosche e fra interiora e teste di pesci troncate scoprono il neonato. Lo tirano fuori. Lo consegnano d'ufficio a una balia. La madre è arrestata. E poiché è rea confessa e ammette senz'altro che avrebbe di certo lasciato crepar quella cosa, come del resto ha già fatto con le quattro precedenti, le fanno il processo, la condannano per infanticidio plurimo e qualche settimana dopo le tagliano la testa in place de grève.